Direttore Branda, grazie al sostegno di un'industria è stato approvato un progetto che si chiama Agrocal Botteghe del Mestiere. Che cos'è? Beh, intanto diciamo più correttamente è un progetto nazionale promosso da Invitalia su tutto il territorio nazionale. Noi ci siamo mossi e abbiamo cercato di offrire a giovani disoccupati la possibilità di stare in azienda, ma di stare in azienda acquisendo una professionalità e un mestiere. Oggi, in un'epoca di economia che cambia rapidamente, di nuove professioni, si scopre paradossalmente che ci sono alcuni mestieri che stanno sparendo, che sono mestieri che sono tornati di attualità, però sono mestieri che si chiamano in maniera diversa, ma che rispetto al passato richiedono soprattutto un approccio diverso, una cultura diversa. Certo, chi saranno i beneficiari di questo progetto e quanti saranno? Saranno 10 giovani disoccupati. Si chiama Agrocal perché abbiamo puntato essenzialmente sulle risorse locali, la trasformazione delle risorse locali che sono i prodotti che vengono dall'agricoltura, perché questo è un'altra cosa importante. L'agricoltura dà ricchezza se viene trasformata in luoghi di produzione. Diversamente il valore aggiunto, la catena del valore, l'allunga qualcun altro, la ricchezza vera matura su qualche altro territorio. Allora stiamo provando ad accorciare la filiera e a riempire semmai il tessuto. Quindi speriamo che questo possa essere un primo esperimento pilota. I numeri sono questi, sono 10, però poi, gettato il sasso nello stagno, speriamo che si allarghi a cerchi concentrici e che possa essere una buona opportunità per tanti giovani.